Ciao cari amici di YouTube, oggi farò vedere una fantastica recensione del Game Boy Advance SP. Iniziamo. Questo è il Game Boy Advance SP. Di fianco alla regola per il volume. Accendi e spegni. Le batterie che sono incluse. Non sono batterie stilo. Sono batterie ricaricabili, attraverso varie batterie incluse nella scatola. Dietro possiamo trovare il vano carico batterie e il cavo Game Link, oppure il posto per attaccare per internet. Apriamo la console e è così. Qui troviamo i tasti Start e Select, la croce direzionale, e i tasti A e B. Questo è un pulsante nuovo che ci permette di aumentare o diminuire a proprio piacere la luce che è emanata nel Game Boy Advance SP. Come potete vedere, è una console chiudibile, una delle prime console, anzi, è la prima console chiudibile di Nintendo. Adesso ve la faremo vedere in azione dopo che avrò parlato dello speaker. Lo speaker è abbastanza alto, ha uno speaker molto alto che permette di sentire tutte le esperienze di gioco. Partiamo con la cartuccia, a noi molto nota come versione Zaffiro. Chiudiamo la console e giriamola. Inseriamo la cartuccia. Fortunatamente ci entra senza intoppi. Alziamo la nostra console e troviamo e accendiamo. Qui vi dirà che è verde, che sono le spie che indicano carico, carica batterie, che è stata in carica, e visto che è carico è verde, se non è carico è rosso. Vedere il nostro caratteristico gioco parte senza intoppi ed è perfetto, non è come la stessa cosa come il nostro micro, però è perfetto comunque. Bene, partiamo un altro caratteristico gioco del Game Boy Advance SP, che poi non è del Game Boy Advance SP, è del Game Boy Color. Anzi no, scusate, ancora ho sbagliato. È del Game Boy, il primo Game Boy inventato. Ed è noto come Pokémon Rosso. Sempre il nostro Pokémon Rosso. Giriamo qua e inseriamo la cartuccia nella console. Come potete vedere, entra senza intoppi nella console. Infatti, ecco qua, ci vuole un po' di forza e va spinta dentro nella console con un bel po' di forza che certe volte si incastra. Aspettate, ecco fatto, ho sbagliato lato. Sono veramente stupido, va. Però come possiamo vedere, accendiamo la console, verrà come il nostro Game Boy Advance che ho fatto vedere prima. Se noi usiamo la levetta R, che non ho fatto vedere, fa vedere subito, possiamo far diventare più grande o più piccolo il nostro schermo. Con L più grande e con R più piccolo, a seconda di come lo volete. Vedete? Ha scoperto una cosa strabiliante del nostro Game Boy Advance SP, che vi farò vedere. E non solo, di tutte le console che leggono questo gioco. Scendendo, riaccendendo, se utilizziamo la croce direzionale, possiamo cambiare i colori. Di qualsiasi colore. È una grande scoperta. Grazie per aver seguito. Grazie amici di YouTube che avete seguito questo video.
iscrivetevi se non siete ancora iscritti e ai prossimi video. Arrivederci, grazie.